Buongiorno amici, un salutone dal vostro Adobora. Allora, volevo andare avanti con il libro di Osho, Meditazione per chi ha fretta, alle radici della mindfulness, e precisamente parlarvi della meditazione spostati dalla testa al cuore. Quando farla? Sempre. Dove? Ovunque. Durata? Questa deve essere una costante. Il metodo? Questa tecnica è utilissima per sviluppare il proprio centro del cuore, che di solito è sempre a secondo posto rispetto alla testa, la nostra razionalità, che è addestrata perché prende in totale carico le nostre vite anche nei momenti più inappropriati. L'intento. Cerca di diventare sempre più amorevole. E con essere più amorevole intendo dire che devi cambiare la qualità delle tue relazioni e fare in modo che si fondino sull'amore. Sii colmo d'amore non solo con tua moglie, con tuo figlio o con il tuo amico, ma anche nei confronti della vita stessa. Il metodo per iniziare. Cammina senza la testa. Siediti a meditare. Chiudi gli occhi e senti semplicemente che la testa non c'è più, è scomparsa. All'inizio si tratterà solo di un come se, ma poco a poco sentirai che è scomparsa veramente, e quando sentirai che la tua testa è sparita, il tuo centro cadrà immediatamente nel cuore. A quel punto non guarderai più il mondo attraverso la testa, ma attraverso il cuore. Il metodo per consolidare. Continua a fare qualsiasi cosa tu stia facendo, ma falla con amore, non restare indifferente. In questo modo il tuo centro del cuore comincerà ad attivarsi e tu ti immergerai nelle sue profondità. Sii senza testa. Visualizzati come se fossi senza testa. Muoviti senza testa. Suona assurdo, ma è uno degli esercizi più importanti. Provaci e scoprirai che è così. Cammina come se non avessi la testa. All'inizio si tratterà solo di un come se e ti sembrerà molto strano. Quando riuscirai a sentire di non avere una testa, proverai una sensazione misteriosa e bizzarra, ma un po' alla volta ti acquieterai nel cuore. C'è una legge. Probabilmente avrai notato che i ciechi hanno un udito più acuto e una maggiore sensibilità musicale. Sono più musicali, sentono la musica in modo più profondo, perché l'energia che normalmente si muove attraverso gli occhi, non potendo usare quel canale, sceglie un percorso diverso e si serve delle orecchie. I ciechi hanno anche una sensibilità tattile più intensa. Se vieni toccato da un cieco, sentirai subito la differenza. Di solito usiamo soprattutto gli occhi e ci tocchiamo l'un l'altro usando lo sguardo, ma poiché il cieco non può toccare con gli occhi, l'energia passa dalle sue mani. Di solito i ciechi sono più sensibili delle altre persone, potranno magari esserci delle eccezioni, ma in genere è proprio così. Se manca un centro, l'energia comincia a scorrere da un altro centro. Prova quindi a fare l'esercizio di essere senza testa, e all'improvviso avrai una strana sensazione, come se per la prima volta ti trovassi nel cuore. Cammina senza la testa, siediti a meditare, chiudi gli occhi e senti semplicemente che la testa non c'è più, è scomparsa. All'inizio si tratterà solo di un come se, ma a poco sentirai che è scomparsa veramente, e quando sentirai che la tua testa è sparita, il tuo centro cadrà immediatamente nel cuore. A quel punto non guarderai più il mondo attraverso la testa, ma attraverso il cuore. Quando gli occidentali giunsero per la prima volta in Giappone, non riuscirono a credere che tradizionalmente quel paese avesse creduto per secoli che si pensasse attraverso il ventre. Se chiedi a un bambino giapponese che non abbia ricevuto un'educazione occidentale, dov'è che pensi? Ti indicherà la pancia. Nel corso dei secoli il Giappone è vissuto senza la testa. Si tratta solo di un'idea, ma se ti chiedo dov'è che stai pensando, tu indicherai la testa, mentre un giapponese indicherà il ventre. Ed è una delle ragioni per cui la mente giapponese è più calma, tranquilla e raccolta. Oggi le cose sono cambiate, perché l'Occidente si è esteso ovunque e l'Oriente non esiste più.
continua a esistere solo all'interno di alcuni rari individui che sono come delle isole, ma per il resto è scomparso e il mondo intero è diventato occidentale. Prova a essere senza testa. Fai questa meditazione davanti allo specchio del bagno. Scruta a fondo nei tuoi occhi e senti che stai guardando dal cuore. A poco il centro del cuore comincerà ad attivarsi e quando il cuore funziona, trasforma completamente la tua personalità, la tua intera struttura e tutti i tuoi schemi cambiano perché il cuore ha il proprio percorso. Per prima cosa, dunque, prova a essere senza testa. La seconda cosa da fare è amare di più, perché l'amore non può avvenire attraverso la testa. Ama di più. Per questo, quando qualcuno si innamora, si dice che perde la testa, che è impazzito. Se quando sei innamorato non sei pazzo, significa che non sei veramente innamorato. Devi perdere la testa. Se la testa continua a essere presente e resta impassibile, continuando a funzionare normalmente, l'amore è impossibile, perché non si ama con la testa, bensì con il cuore. L'amore è una funzione del cuore. Quando una persona molto razionale si innamora, capita che diventi stupida. Lei stessa si rende conto delle stupidaggini e delle sciocchezze a cui si sta abbandonando e si chiede: «Cosa sto facendo?». Così divide la sua vita in due parti, creando una divisione, e il cuore diventa un affare silenzioso e intimo. Quando questa persona esce di casa, esce anche dal cuore. Nel mondo vive con la testa e si sposta nel cuore soltanto quando ama. Ma è molto difficile e non capita quasi mai. Tempo fa, mentre mi trovavo a Calcutta, a casa di un amico che era un giudice della Corte Suprema, sua moglie mi disse: «Ho un problema di cui vorrei parlarti. Potresti aiutarmi?». «Qual è il problema?», le chiesi. «Mio marito è tuo amico», cominciò a spiegarmi la donna. «Ti ama e ti rispetta. Perciò se gli dicessi qualcosa, probabilmente ti ascolterebbe». «E cosa dovrei dirgli?», le domandai. «Il problema», mi confidò, «è che rimane un giudice anche quando siamo a letto. Io non ho mai avuto accanto un amante, un amico o un marito. Vivo 24 ore su 24 con un giudice della Corte Suprema». Non è facile scendere dal piedistallo, perché finisce per diventare un'abitudine. Se sei un uomo d'affari, rimarrai tale anche a letto. È difficile ospitare dentro di sé due persone e non è facile cambiare del tutto il proprio modello di comportamento in modo istantaneo e a proprio piacimento. Se sei innamorato, tuttavia, per quanto sia difficile, devi abbandonare la testa. Per questa meditazione, dunque, cerca di diventare sempre più amorevole, e con essere più amorevole intendo dire che devi cambiare la qualità delle tue relazioni e fare in modo che si fondino sull'amore. Sii colmo d'amore, non solo con tua moglie, con tuo figlio o con il tuo amico, ma anche nei confronti della vita stessa. Per questo il Buddha e Mahavira hanno parlato di non violenza, serviva solo a creare un atteggiamento d'amore verso l'esistenza. Come mai quando cammina Mahavira rimane sempre consapevole in modo da non uccidere neppure una formica? In realtà la sua preoccupazione non è la formica, sta scendendo dalla testa al cuore, sta creando un atteggiamento d'amore verso la vita in quanto tale. Quanto più alle tue relazioni, di qualsiasi genere siano, sono basate sull'amore, tanto più il tuo centro del cuore sarà attivo e quando comincerà a funzionare, vedrai la realtà con occhi diversi, perché il cuore ha il proprio modo di osservare il mondo. La mente non potrebbe mai guardarlo allo stesso modo, non ci riuscirebbe mai, perché può solo analizzare. Il cuore unifica e sintetizza, mentre la mente è soltanto capace di sezionare e dividere. È uno strumento di separazione. Solo il cuore conferisce unità. Se riesci a guardare l'universo attraverso il cuore, ti appare come un'unità. Al contrario, se adotti un approccio mentale, assume una connotazione atomica, assolutamente priva di unità, e si riduce a una marea sconfinata di atomi. Il cuore ti permette dunque di sperimentare il mondo in modo unitario, perché unisce e collega le sue parti, e la sintesi suprema è Dio. Se riesci a osservare l'intero universo attraverso il cuore, ti apparirà come una sola cosa, e questa unità è Dio. Per questo la scienza non sarà mai capace di trovare Dio,
È impossibile, perché usa un metodo che non potrà mai raggiungere l'unità suprema. Il metodo scientifico si fonda proprio sulla ragione, sull'analisi e sulla divisione, per cui la scienza può sezionare un oggetto fino alle molecole, agli atomi e agli elettroni. Gli scienziati continueranno a operare divisioni, ma non riusciranno mai a raggiungere l'unità organica del tutto, perché non si può guardare la totalità con la testa. Perciò ama di più. Ricorda che la qualità dell'amore deve essere presente in qualsiasi cosa tu faccia. Deve essere un pensiero costante. Se cammini su un prato, senti come l'erba sia colma di vitalità. Ogni filo d'erba è vivo quanto te. Sii colmo d'amore, sii più amorevole persino con le cose. Se sei seduto su una sedia, trattala con amore. Percepisci la tua essenza, percepisci la sua essenza e prova una sensazione di gratitudine. Quella sedia ti sta accogliendo facendoti sentire comodo, perciò percepisci il suo tocco, amala e ricoprila d'amore. La cosa importante non è la sedia in sé. Se stai mangiando, mangia con amore. Quando gli indù affermano che il cibo è divino, intendono che mangiandolo ti dona vita, energia e vitalità. Perciò devi essere grato e dimostrargli un profondo amore. In genere mangiamo in modo molto violento, come se stessimo uccidendo qualcosa. Non sembra affatto che stiamo assimilando il cibo, ma piuttosto che lo stiamo uccidendo. Oppure continuiamo a trangugiarlo in modo assolutamente indifferente e privo di sentimento. Tocca il tuo cibo con amore e gratitudine, perché costituisce la tua vita. Accoglilo dentro di te, gustalo, assaporalo. Non avere un atteggiamento indifferente e violento. I nostri denti sono violenti a causa della nostra eredità animale. Non possedendo alcun altro tipo di arma, gli animali possono usare solo le unghie e i denti. Di fatto, dunque, i denti sono un'arma e la gente li usa tuttora per uccidere e trucidare il proprio cibo. Ecco perché più sei violento e maggiore sarà il tuo bisogno di cibo. Ma poiché non puoi mangiare in continuazione, continui a sfogare la tua brutalità fumando o masticando gomma, perché anche questa è violenza. Provi piacere perché in realtà stai macinando e uccidendo qualcosa con i denti, per questo la gente continua a masticare gomme. Anche questa dunque è una forma di violenza. Continua a fare qualsiasi cosa tu stia facendo, ma falla con amore, non restare indifferente. In questo modo il tuo centro del cuore comincerà ad attivarsi e tu ti immergerai nelle sue profondità. Bene amici, provate questa meditazione che è fantastica e fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo video in uscita sul canale. E ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene. E ci vediamo alla prossima meditazione. Non mancate. Ciao!